In questi 5 anni di crisi, in cui abbiamo aspettato che finisse, poi forse ci siamo resi conto anche tardi che non sarebbe finita, anche perché c'è stata un'evoluzione. Questa è una crisi particolare che ha avuto un'evoluzione, è partita come crisi finanziaria e si è trasformata in crisi produttiva, in crisi industriale, in crisi occupazionale, in crisi a livello statale, quindi il debito sovrano, che è stata la ciliegina che ha poi ricondotto, cioè, creato la situazione attuale, per cui abbiamo una legge di stabilità che, come diceva Squinzi, non è sufficiente per ridare quello slancio possibile, ma è una legge di stabilità che fa i conti con le risorse disponibili. E forse non ha coraggio, forse non ci dice la verità su quello che sono la vera situazione. Di fronte a un momento del genere, quali sono le strategie che potete mettere in campo come nel vostro settore di Confindustria, anche per cercare di riportare, ma di dare la fiducia, risollevare i numeri, le capacità del vostro settore, che sinceramente si appresta a vivere ancora alcuni anni di difficoltà, perché la ripresina, come diceva, è lenta, cioè dopo un meno 50%, fare un più 1% significa avere davanti comunque anni lunghi, difficili, di crescita lenta e soprattutto di grande riqualificazione, grande cambiamento. Quindi qual è la strategia che state mettendo in campo adesso? Io vi posso parlare di quella che è l'esperienza e l'esperienza che abbiamo avuto, le nostre strategie che sono cambiate come associazione, come settore in questi anni. Come Confindustria Marmacchine noi rappresentiamo un settore che è un po' lontano da quello dei pavimenti industriali, che è quello delle pietre ornamentali. Lo rappresentiamo compiutamente e quindi siamo totalmente impegnati da anni sia in campo normativo, formativo, promozionale, sindacale, facciamo il contratto di lavoro. Quindi abbiamo dovuto cercare di affrontare questa crisi che chiaramente ha investito completamente anche il nostro settore. Io la vado a datare almeno a 6-7 anni fa, al di là di quella che è stata poi dopo la crisi americana, che è sfociata in una crisi industriale. Questa è una crisi che, lo sapete, l'abbiamo detto, l'abbiamo analizzato in tutti i modi, siamo abituati ad analizzare questa crisi, ha cambiato completamente il mondo e quindi ha cambiato completamente quello che è il modo di fare impresa in Italia e all'estero, quelli che sono i mercati di destinazione e quelli che sono i metodi di approccio dei nostri clienti. Premesso che io sono uno che sono moderatamente positivo per quanto riguarda le prospettive del nostro settore e sono invece fortemente negativo per quanto riguarda le prospettive del nostro paese, detto ciò, noi abbiamo impostato con lacrime e sangue naturalmente, abbiamo rimodulato il modo di andare a ricercare il business del nostro settore dedicandoci fortemente, quasi completamente all'estero. Lo dico nonostante avete visto prima una slide che dimostrava che l'impiego delle pietre ornamentali, delle pavimentazioni da parte del Made in Italy italiano raggiunge quasi la quota del 100%. Ciò nonostante, tenuto conto che sappiamo perfettamente cosa vuol dire fare impresa in questo paese, le difficoltà che ci sono, e tenuto conto che obiettivamente il mercato e il business non è più qua, non è più in Italia e forse non è più neanche in Europa, ci siamo sforzati di andare ad inseguire, ripeto, con lacrime e sangue il business in giro per il mondo e quindi abbiamo cominciato a proporre in maniera massiccia i nostri materiali, il nostro modo di fare impresa, le nostre lavorazioni di pietre ornamentali all'estero. All'estero per noi vuol dire fuori dal mercato domestico europeo, tanto per essere chiari. Viaggiamo in Italia su un mercato di utilizzo di pietre ornamentali che per noi sfiora il meno 40%, e quindi l'unico modo per rimanere in piedi era quello di andare a trovare, a inseguire il business, andare a trovare compratori che avessero risorse finanziarie e che non avessero i nostri stessi problemi sia dal punto della produzione come paese sia dal punto di vista, diciamo, della scarsa liquidità. Quindi il modo in cui noi abbiamo ottenuto un risultato positivo, perché questo è un settore che ancora segnala incrementi quasi a 2 cifre di export di materiali lapidi e che porta comunque un saldo commerciale positivo al nostro paese come PIL di 2 miliardi e 300 milioni ogni anno, che versa all'interno del calderone PIL nonostante sia negativo, noi ci siamo mossi naturalmente guardando
e inseguendo quello che è il business. Capisco che non tutti i materiali possono avere questa propensione all'export che sta nel nostro DNA come è quella che può avere il settore delle petrolchimiche. Noi abbiamo trovato questa strada, abbiamo ridotto il numero delle aziende, abbiamo ridotto l'occupazione, abbiamo cambiato la nostra merceologia di esportazione, ahimè andando a sacrificare il manufatturiero, cosa molto negativa per quanto ci riguarda, ma siamo riusciti a tenere in piedi un settore che comunque viaggia con risultati in molti casi superiori a quelli che sono i risultati di settori analoghi del mondo della costruzione. Veniamo all'Italia. L'Italia, lo dicevo prima, per noi è un mercato, una destinazione che viaggia intorno al 40%, dove prima avete sentito parlare il Presidente Squinzi, per quelli che sono rimasti, e ha parlato di scarso coraggio della legge di stabilità. La legge di stabilità di ieri, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista delle richieste che noi abbiamo fatto come sistema confindustriale, ma anche come associazioni, è stata quasi una presa in giro. Cioè, ci aspettavamo incentivi importanti dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista dell'occupazione e dei lavoratori, e abbiamo ottenuto delle cifre che già da ieri sera venivano considerate risibili. Ora, in questa situazione, nonostante questa situazione, con mille sforzi in quanto l'associazione e il settore impegnato anche in Italia, noi stiamo proseguendo su una strada di sollecitazione della parte governativa ad ogni livello, sia su, diciamo, iniziative classiche che possono essere quelle dell'accesso al credito, della diminuzione dell'impatto del cuneo fiscale, eccetera, eccetera, sia su iniziative che sono prevalentemente settoriali e che in alcuni casi, non sempre, potrebbero interessare settori del comparto costruzione e arredamento che sono affini, come per esempio una sorta di incentivazione all'utilizzo di materiali made in Italy per quanto riguarda le opere pubbliche, naturalmente senza incorrere in quelle che sono le sanzioni europee, ma ci sono degli strumenti anche politici per riuscire ad ottenere dei risultati importanti. Seguiamo naturalmente tutti gli aspetti normativi del caso, tutte le prescrizioni, le linee guida le abbiamo fatte e le continuiamo a fare, ma non dimentichiamoci che noi viaggiamo con prezzi di vendita che sono spesso superiori del doppio, del triplo rispetto a quelli dei nostri concorrenti. Quindi posso prevedere tutte le forme normative, piuttosto che tutte le protezioni, piuttosto che tutti gli accorgimenti, innovazioni, ma quando esco con un prezzo a costo euro metro quadrato di 60 euro, che è un prezzo medio, diciamo, italiano per quanto riguarda i prodotti delle pietre ornamentali, e mi scontro con un concorrente europeo che fa 35, con la Spagna 25, o un concorrente cinese che fa 20, io so che in quel momento posso fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili, ma tenuto conto che il mercato non è qua, tenuto conto di quello che sono in grado di offrire i nostri concorrenti, mi devo inventare qualcosa di diverso. Ora, quello che noi cerchiamo di fare, anche con l'aiuto della parte sindacale, perché avendo fatto il contratto di lavoro della PIDEI abbiamo sensibilizzato le parti sindacali ad accompagnarci su richieste governative per cercare di porre l'attenzione su quello che è il comparto dei materiali della PIDEI e quindi del settore delle costruzioni in Italia, che a questo punto abbiamo colto l'occasione di dire: va bene, facciamo il contratto di lavoro, però questa volta venite con noi a picchiare i pugni sul tavolo e a portare avanti delle richieste. Li portiamo fino in Cina a vedere come lavorano i lavoratori cinesi, in maniera tale che la prossima volta che facciamo il contratto di lavoro ragioniamo più sul pezzo piuttosto che fare proposte in alcuni casi, diciamo, pretestuose. Ecco, noi per esempio abbiamo deciso di portare avanti sotto, diciamo, una specie di motto "decidiamo di agire", una serie di richieste specifiche di settore al governo che abbiamo già cominciato a presentare, partendo un po' al contrario forse, cioè invece che avere un minimo comune denominatore con altri comparti e altri settori, presentiamo le nostre proposte e poi cerchiamo un consenso.